5. A quell'altezza si vede il tetto del 5. E rispondi, Maurizio! Tonino! Ecco il 5! È bellissimo da quassù! Vediamo anche l'acquedotto! E la Tuscolana! Balla tutto però! Concludiamo nel Teatro 5 di Cinecittà, all'interno degli studios più celebri nella storia del nostro cinema. Questo teatro era il luogo prediletto da Federico Fellini, una storica struttura dove, pensate, girò 3 pellicole da Oscar. Affideremo un ricordo del grande maestro ad alcuni personaggi legati al mondo del cinema, a coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere e apprezzare questo genio. Per Federico Fellini il Teatro 5 di Cinecittà rappresentava il posto ideale, l'emozione assoluta da brivido, da estasi, uno spazio da riempire e un mondo da creare. Dante Ferretti, premio Oscar per le migliori scenografie, ci dice infatti che il Teatro 5 di Cinecittà era considerato da Federico Fellini la sua prima casa. Questa era la prima casa, ogni tanto la cambiava, cambiava spessissimo. Abbiamo fatto talmente tante scene qui dentro, tanti film. Beh, poi non solo di Fellini, ma in questo caso parlando di Fellini, e insomma, voglio dire, questa era casa sua. Lui entrava qui dentro, anche se doveva fare una cosa piccolina, una cosa così, però entrava qui, aveva il suo ufficio al piano di sopra, c'era la sua non so come chiamarla, non cameriere, brutto, insomma, comunque un assistente che cucinavano, ogni tanto noi andavamo a mangiare su, poi mangiavamo da lui, ci raccontava sempre le sue storie, poi a noi ci piaceva fumare, eravamo 2 o 3 così a quell'epoca si fumava, allora lui, siccome era abituato con Giulietta che fumava sempre, gli fumava davanti, allora invece noi, per darci, come si dice, per darci, ci dava la possibilità di fumare, però ci dovevamo allontanare con la sedia per lo meno 4 o 5 metri, allora si parlava così a distanza. In questo studio sono nati tanti capolavori felliniani, qui girò Le notti di Cabiria, 8 e mezzo e Amarcord, 3 pellicole che gli valsero l'Oscar oltre ad altri capolavori. Lui era un uomo eccezionale, era uno che ha inventato un suo cinema particolare, tutto quello che ha raccontato un sacco di bugie, di cose, cose. Però insomma la bugia era fondamentale per lui. Infatti a me ogni tanto mi diceva delle cose, io dicevo delle bugie, allora lui che sapeva tutto diceva: oh, non fa il bugiardo adesso, non copiare. Lo studio di circa 3.000 metri quadrati di ampiezza e di 14 metri di altezza può ospitare più di 2.000 persone e molti sostengono infatti che sia il teatro più grande d'Europa. Non è il più grande d'Europa perché in Inghilterra sono più grandi. Ce n'è uno che è più grande di questo, però era il teatro considerato più grande anche per la grandezza di Federico. Federico amava molto il 5, poi lui amava ricreare in teatro, come tutti sappiamo, anche gli esterni, perché tutto quanto doveva essere trasfigurabile secondo la sua creatività e secondo la sua visione delle cose, che avevano sempre una peculiarità leggermente onirica. Qual è il ricordo più bello che ha lasciato dentro di lei Federico Fellini? Il ricordo più bello era quello di una grandissima signorilità, di una grandissima franchezza e questo fatto che lui vivesse Roma con grande serenità. Roma è una città complessa, complicata, difficile, ti accoglie e ti rigetta allo stesso tempo. E lui in questo Teatro 5 in fondo aveva stabilito la sua residenza naturale. Poi me lo ricordo da bambino, quando realizzava per noi Le notti di Cabiria, La strada, 2 Oscar consecutivi, 54 e 55 come miglior film straniero. Federico era, credo, veramente un vero artista, un vero autore di cinema. Un altro regista, premio Oscar Gabriele Salvatores, ebbe la fortuna di incontrare e conoscere per la prima volta Federico Fellini proprio qui, a Cinecittà.
Sì, è vero, la prima volta che sono arrivato a Cinecittà ormai tanti anni fa ho proprio incontrato Federico, la prima persona incontrata, Federico Fellini, che era qui appunto, e quindi sono qui con grande piacere. Questo era il suo teatro, ma nel senso il suo teatro magico, era dove poteva far vedere i suoi artifici magici, dove poteva creare le sue immagini meravigliose, quindi vedete, non sono solo i muri, qui dentro si sente quello che Federico ha fatto. Sono contento che venga intitolato a lui questo teatro come orgoglio, come senso di appartenenza. Questo posto appartiene al cinema. Era un regista stravagante, capace di catturare l'attenzione degli altri attori che magari incuriositi venivano nel Teatro 5 di Cinecittà per vedere proprio come lavorava. Assolutamente, è vero, ed era anche un momento, era un clima particolare, quello degli anni 60 del cinema italiano, 60-70, dove gli autori collaboravano tra di loro, non si faceva ognuno la propria gara, poi sì, litigavano certamente, però c'era anche quest'altra cosa che lei stava dicendo, incontrandosi alla Fonoroma o qui a Cinecittà ci si scambiava le sceneggiature, si leggevano, si commentavano, era molto bello. Quale potrebbe essere, secondo lei, un'idea per rilanciare Cinecittà ospitando le varie produzioni? Sì, Cinecittà si chiama così, è la città del cinema, quindi deve vivere il cinema, è il cinema che sta vivendo un momento particolare, anche se dai momenti difficili nascono le cose belle, come dice De André, dai diamanti non nasce niente e dalle difficoltà che vengono fuori le cose, ma io credo che ci vogliono dei bei film, ecco, dei bei film, delle belle storie, e allora anche Cinecittà riprenderà a lavorare. E poi adesso abbiamo il digitale, le fiction, la televisione che, come diceva Godard, fa parte del cinema, quindi speriamo bene. Sì, avendo lavorato qui per 30 anni, quindi un po' di cose credo di sapere di Cinecittà, in modo particolare di questo teatro dove Fellini ha realizzato quasi tutti i suoi film, tranne l'ultimo, per ragioni proprio diciamo tecniche, perché la città oramai era stata abbracciata dai palazzi, quindi non poteva più esprimersi e quindi è andato nella storica, mitica Dino De Laurentiis sulla Pontina. E qui abbiamo fatto anche i funerali di Fellini, lo sa, sì, quindi fu un evento straordinario, sono venuti da non solo da Italia ma anche da fuori d'Italia. E che dire, mi fa molto piacere, io mi auguro che poi questa città dei sogni torni a risplendere come un tempo, il nostro cinema ogni tanto dà segnali di vita, non è morto ma è solo svenuto, io continuo a ripetere, e mi auguro che anche Cinecittà torni a quel luogo meraviglioso dove poter realizzare un film. Ecco, cosa si aspetta lei proprio per il futuro di Cinecittà? Ma certo che i tempi sono cambiati da quando sono venuto io qui e ad oggi sono cambiati perché con la nuova tecnologia, quindi le scenografie oramai si fanno in un'altra maniera, le comparse si moltiplicano sempre con il digitale, il laboratorio di sviluppo e stampa attraverso poi la nuova tecnologia, come dicevo, che mi aspetto? Mi aspetto che queste nuove forme di produzione a low cost, come si possa dire, eccetera, ma che Cinecittà diventi il punto di partenza per tutti questi giovani. Non a caso qui ci sono all'interno degli studios due scuole di cinema, quindi questi futuri filmmaker mi auguro che continuino a vivere qua dentro e da qui partire per poi realizzare i loro film. La mancano un po' nei giovani, dal mio punto di vista, per come io li frequento, un po' di idee, devo dire, sono un po' legati a certe storie troppo personali, quindi forse questo manca la grossa formazione, diciamo, di lettura. Leggono poco, perché se leggessero di più forse nascerebbero anche storie più interessanti, invece si limitano un po' a fare delle cose troppo personali. Ma mi auguro, insomma, come ripeto, visto che la nuova tecnologia l'aiuta moltissimo, che attraverso questo nuovo mezzo per poter realizzare un film, piano piano si arrivi poi ai successi dei grandi del nostro cinema, da Bertolucci, De Sica, Rossellini, Visconti, Fellini naturalmente, Zeffirelli e così tanti altri. Qual è il ricordo più bello tornare nello studio 5 di Cinecittà? Ma è il mondo di Fellini, ma io sono un amico di Fellini, quindi indipendentemente dal suo cinema. Ero un ammiratore di Fellini, poi sono diventato amico, ma amico nel senso vero della parola. Passavamo insieme, che so, i Capodanno, i Festival di Sanremo, la Pasqua,
ed era una specie di rito a casa di Patroni Griffi incontrarci con Fellini, chiacchierare, lui raccontava, faceva, però io amavo talmente il cinema di Fellini che non gli ho mai detto Fellini fammi fare una parte, perché poi diceva ma io poi devo sviluppare una cosa su di te. Ero un amico di Federico, di Giulietta, è un grande ammiratore, il mio teatro si è ispirato tantissimo a Fellini, infatti lui veniva a teatro a vedermi. L'ultimo spettacolo che ha visto di me è stato bellissimo perché io facevo un Pirandello, questa sera si recita a soggetto, e il camerino numero uno era piccolino e mi sono fatto costruire un camerino per me. Allora Federico è venuto e dice ma Leopoldo dove stai? E Giulietta Mastelloni, e invece mi avevano creato questo camerino un po' da sceicco, e lui mi ha cercato per tutto il teatro e tutti quanti dicono ma come che te cercava tanto Fellini, perché gli era piaciuto molto questa mia, lui amava in me soprattutto le trasformazioni teatrali, i miei ruoli femminili, infatti veniva quando facevo le mie varie mastellomanie, arrivava alle 5:30 con me, io mi truccavo, mi trasformavo, lui vedeva i primi 10 minuti e andava via, io mi offendevo, dicevo Fellini ma perché te ne vai presto? Cioè, per me lo spettacolo è quando tu ti trucchi e diventi un'altra persona surreale, e quindi oggi mi sembrava doveroso venire a salutare Federico perché non muore mai, è una persona che mi manca nella vita privata, ma nel cinema rivedere Fellini è sempre una scoperta, è qualcosa di straordinario, sempre, i pensieri, le frasi, le cose. Pensa che oggi il film che mi piace di più, che è condizionato molto la mia drammaturgia, è La dolce vita per i suoni, il vento, tutte le cose naturali, e poi 8:30. Io finivo tutti i miei spettacoli con Paris est une blonde qui plaît à tout le monde, e io dicevo non mi mandate in soffitta come il personaggio della ballerina, non mi mandate in soffitta. Infatti ci sono delle critiche, mi pare un critico di Botticelli disse ma non si preoccupi Mastelloni che non lo manderemo mai in soffitta, invece in soffitta oggi ci sto. Concludiamo questo viaggio con un'attrice che ancora oggi riesce a conservare il suo fascino, sì è proprio lei, Claudia Cardinale, che pensate girò in contemporanea due film, Il Gattopardo di Luchino Visconti e 8:30 di Federico Fellini, ed è proprio lei al nostro microfono a raccontarci il rapporto tra questi due registi. E diciamo che tra i due registi, tra Luchino Visconti e Federico Fellini, era nata una sorta di gelosia. Ah sì, infatti uno mi voleva bruna e l'altro bionda, cioè ero costretta a cambiare colore, però poi sono diventati amici, però sono due film che hanno cambiato la mia vita in effetti, grandi registi. E poi Federico Fellini era un regista stravagante, lui praticamente qualcosa di banale lo trasformava invece in qualcosa di magico. Ah sì, ma lui sul set, se c'era silenzio, lui non riusciva a creare, c'erano tutti al telefono, tutti che parlavano, tutti che... E lui così creava. Invece con Luchino Visconti era esattamente l'opposto, non potevi neanche parlare o fare sorridere, niente. Era proprio serio serio, cioè i due estremi. Oggi qual è la cosa che rimpiange di più di Federico Fellini? La sua genialità. Io per me, cioè voglio dire, fare in un film, fare la musa, io sono la musa, quella che mi dà l'ispirazione. E poi faccio anche me stessa, l'attrice che viene a fare un provino. E quando succede in un film che fai la musa e te stessa? Qual è il ricordo più bello che ha lasciato dentro di lei Fellini? Federico per me era unico, era magico. Anche perché il film 8:30 l'abbiamo fatto senza copione, tutta improvvisazione. Ed è l'unico regista che non c'era copione, insomma. L'augurio, insomma, a chiusura di questo meraviglioso viaggio è che il Teatro 5 di Cinecittà, oggi definitivamente intitolato alla memoria di Federico Fellini, possa continuare ad attrarre per lunghi anni la creatività e le emozioni di tanti registi italiani e internazionali, pronti a riscrivere ancora altre pagine memorabili del nostro cinema.